La 16ª edizione della Winter School in geopolitica e relazioni internazionali America is Back si trasforma e diventa anche un podcast. Ascolteremo le voci di un parterre di docenti eterogeneo sotto il profilo professionale, università, giornalismo, diplomazia, e ci daranno una rappresentazione della complessità dei processi internazionali in atto. In questa puntata parliamo di simulazione di crisi e risposte diplomatiche con il vicecapo dell'Unità per la Formazione presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Lorenzo Trapassi. Buongiorno, la ringraziamo per essere qui con noi. Oggi vorremmo appunto parlare della simulazione. Quali sono gli obiettivi e perché è importante parteciparvi? Cosa si impara? Come può essere utile per la propria carriera? E quali sono le skills che si sviluppano partecipandovi? E soprattutto, come viene considerata da un potenziale datore di lavoro un'esperienza del genere? Io credo che la simulazione di un negoziato diplomatico è un po' la prima opportunità che studentesse e studenti hanno di mettere in pratica ciò che hanno imparato. Tutti studiano la storia, naturalmente, la storia diplomatica in particolare è per molti una grande passione, però la simulazione di un negoziato è il modo per mettere in pratica nozione, dati, nomi, tutto ciò che si è imparato per l'esame. E poi c'è un valore aggiunto, secondo me, nella simulazione diplomatica, il valore aggiunto di dimostrare non soltanto ciò che sai, ma anche ciò che sai fare. Simulare un negoziato significa anzitutto public speaking. I ragazzi e le ragazze dovranno parlare in pubblico. Significa moral suasion. I ragazzi e le ragazze dovranno dimostrare che i loro argomenti sono i più validi e che la loro soluzione, il loro compromesso, i loro interessi sono quelli che meritano di essere ascoltati. Dovranno fare squadra fra di loro, perché non si negozia mai da soli. Il team building è fondamentale per essere sicuri che alle tue spalle ci sia un gruppo di interessi, uno Stato addirittura, che ti segue e ti sostiene. E poi ci sono altre soft skills che secondo me vanno coltivate in vista del mondo del lavoro. Time management. Non si può fare una cosa nel tempo che si vuole. Si deve fare ciò che si viene richiesto di fare in un dato termine. Funziona così in un negoziato e funziona così nel mondo del lavoro. Ma poi penso anche ad altre capacità, come quella di parlare un'altra lingua, se la simulazione avviene per esempio in inglese. Penso alla capacità di poter sfruttare i momenti di crisi come delle opportunità. Sono tutti degli asset, oggi va di moda usare questa parola, che le ragazze e i ragazzi possono, tra virgolette, testare in laboratorio in una simulazione, appunto in un role play, in un negoziato simulato, ma che poi si portano nel loro bagaglio per un colloquio di lavoro. Il colloquio di lavoro in fondo mira a simulare anche qui in laboratorio ciò che la persona sa fare quando verrà assunta o assunto. Se io fossi un datore di lavoro vedrei molto di buon occhio ragazzi e ragazze che nel loro CV presentassero la partecipazione a una Winter School o comunque a un laboratorio in cui le loro soft skills siano state davvero messe alla prova. È comunque un test ed è un test che sul lavoro è importante avere già fatto. Cosa si impara? Si impara anzitutto a lavorare per obiettivi, secondo me. Si va a negoziare perché si ha un interesse e si vuole che questo interesse prevalga, ovviamente in modo pacifico e costruttivo, ma prevalga. Se sei target oriented, se ti abitui cioè a lavorare per un obiettivo, saprai farlo anche quando verrai assunto in una società, in una startup o in un'amministrazione, come è successo a me. Siamo giunti al termine della puntata. Ringraziamo l'ospite, ringraziamo tutte e tutti per l'ascolto e vi invitiamo a tenervi aggiornati su tutte le proposte del Centro Studi attraverso il sito e seguendoci su tutti i social.